A Venezia, un potente provveditore generale, Antonio Barbaro, fece scolpire sulla facciata della chiesa di Santa Maria del Giglio, vicino a San Marco, un bassorilievo in pietra d'Istria, raffigurante le possenti mura di Padova. Città dove aveva prestato i suoi servigi per conto della Serenissima. Correva l'anno 1678. Diciamo che i padovani le mura le attraversano, perché le attraversano dove ci sono le brecce, ma non le percepiscono più di tanto. La cinta muraria da sola contiene ancora, nonostante le decine d'anni di sopralluoghi, osservazioni e visite, contiene ancora dei posti, dei siti, delle gallerie che attendono di essere riportati in luce. Sono luoghi, secondo me, anche ideali per recuperare un po' di energia, destressarsi in questo magari periodo anche non troppo felice. Devo dire ciao, buongiorno, no? Sono Giacomo Bianchi, ho 33 anni e sono nato a Como. Ho studiato a Como, ho fatto i miei studi musicali a Como e a Ferrara. E dopodiché la mia vita musicale mi ha portato qua a Padova, sono qui da quasi 5 anni. E l'acustica è appunto come fossimo dentro un'enorme cattedrale, è estremamente rimbombante, ma può dar fastidio forse nel momento in cui uno parla, perché le parole rimangono, ma credo che invece ascoltando uno strumento solo sia bellissimo, cioè sia una soluzione, un luogo adattissimo, per esempio alle sonate partite di Bach. Il sistema bastionato rinascimentale è lungo circa 11 chilometri. I padovani, se va bene, percepiscono un bastione, una porta, magari quelli vicino a dove abitano, ma il fatto che questo sistema permanga ancora per il 90% è una cosa che al padovano medio sfugge. Padova è ancora una città murata, è diversa dalle città murate medievali come Este, Montagnana, Cittadella. Un po' per ridere, ma un po' anche perché è vero, diciamo che in realtà sono 33, perché sono 11 per fuori, 11 sopra e 11 per dentro, perché le mura non sono un muro, sono un sistema di spazi, di aree verdi, di percorsi anche fluviali che si formano e conformano il centro storico di Padova. Ecco. Indubbiamente, se facciamo la sommatoria dei certi e dei probabili percorsi sotterranei all'interno delle mura, considerando ogni casamatta, ogni corridoio, ogni galleria, cunicolo, eccetera, io credo che si possa tranquillamente parlare di 1 o 2 chilometri messi insieme. La prima volta che l'ho visto è stata una bella emozione, perché è un luogo nascosto, sotterraneo, eppure così grande e immenso. Stare qui con il proprio strumento, con il proprio violino, dà una sensazione veramente di pienezza, perché con il tuo solo strumento riesce a riempire tutto un luogo così grande, quasi no fosse una chiesa, però non ha nulla di sacro, anzi è un luogo profano, no? Quindi bellissimo riempire col proprio strumento un luogo così grande, ecco.
sostanzialmente io sono venuto a contatto, diciamo, con alcuni luoghi delle mula perché ho fatto uno stage al settore edilizia monumentale ormai abbastanza anni fa in comune. Questo mi ha permesso appunto di conoscere, vedere luoghi che non pensavo nemmeno lontanamente esistessero, da buon padovano medio, diciamo, ecco. Desiderio di capire una parte della città, nel senso dell'identità culturale della città, e di una parte quindi anche di noi, che avevo capito essermi completamente oscura. E da lì si sono aperte tutta una serie di strade che non immaginavo nemmeno, straordinarie, e che mi hanno portato a questo. La curiosità che mi ha spinto, come tutti credo, a voler provare questa esperienza, questa conoscenza, è nata leggendo un articolo sul giornale nel 1979. E, fra l'altro, sì, era un po' un periodo in cui avevo in qualche maniera cambiato la mia situazione sentimentale, no? E quindi cercavo qualche possibilità di diciamo di spaziare e di, come dire, fare cose interessanti. Io sono anche la prova, insomma, che con un po' di passione, con un po' di studio, ecco, si può tranquillamente collaborare con noi e appassionarsi, insomma, a tutelare questi luoghi. Luoghi che ci narrano storie antiche, di guerra e assedi, con aneddoti bizzarri, come quello che diede il nome al bastione di Codalunga o della Gatta. Era il 1509 e le truppe imperiali di Massimiliano d'Asburgo minacciavano Padova. I difensori delle mura fecero allora issare in segno di sfida una gatta su un lancione, invitando gli assedianti a venirsela a prendere. «Su, su, su, chi vuol la gata vengi innanti al bastione, dove in cima ad un lanzone la vedeti star legata. Su, 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 chi vuol la gata?» Sono a tutti gli effetti il primo tribuno donna dell'Università di Padova. Tribuno, non tribuna, perché la tribuna è la tribuna fattori, giustamente. Il tribuno di Padova rappresenta appunto gli studenti. Il manto che ho addosso è il manto rosso e una feluca rossa. La feluca rossa rappresenta la facoltà di medicina, perché il tribuno veniva eletto tra gli studenti della facoltà di medicina. Ci troviamo qui perché nel 1951, durante la festa delle matricole, alcuni goliardi hanno cercato e ci sono riusciti a staccare proprio la gatta qui dietro alle mie spalle. Durante la notte, per fortuna, sono stati trovati con in mano la gatta e sono stati fermati praticamente dai guardiani notturni dei bastioni. Questo luogo è una delle sale più belle della Torre della Specola, della Torlonga, dell'angolo di sud-ovest del Castello Carrarese, la Specola, l'osservatorio astronomico, che era una torre militare dal 1767 per volere della Serenissima, la Serenissima grande potenza nautica militare, per la sua attività decide di, per il punto nave, la posizione delle stelle diventa una cosa strategica, costruiscono degli osservatori astronomici e Venezia con l'osservatorio di Padova non è da meno, e nel 1767 questa, che era una torre militare a presidio della città, diventa osservatorio astronomico. La Specola, prima di diventare il celebre osservatorio astronomico a guardia di uno dei luoghi più incantevoli della nostra città, che potete ammirare ancora oggi, fu la torre alta maggiore del Castello Carrarese, edificato nel 1374 sui resti di quello che il tiranno Ezzelino da Romano aveva fatto edificare nel 1242.
per imporre il suo dominio su Padova e i padovani. E prima ancora nacque come torre isolata, detta Torlonga. Qui dentro conserviamo la storia dei 2 secoli e mezzo di astronomia che si è fatta in questo osservatorio. Siamo i testimoni degli albori dell'astronomia col metodo scientifico, di cui l'esponente principale è appunto Galileo Galilei, di cui siamo prodi concittadini, e soprattutto adesso siamo proiettati nel futuro e costruiamo nei laboratori che sono più in basso rispetto a questa sala molto bella i strumenti, satelliti, telescopi che vanno a osservare con i metodi più moderni gli oggetti dentro il sistema solare e speriamo in futuro anche oltre. Ma tempus fugit e anche la memoria degli uomini ingrigisce e queste mura possenti che difesero la città e la resero sicura nelle epoche più buie vennero abbandonate, con poca riconoscenza, nell'oblio dell'incuria. Le situazioni, come dire, che potevano essere più complicate, potevano essere quella della Golena di San Massimo e anche lo stesso Alicorno, diciamo il Comitato Mura ha fatto lì il primo concerto dentro al bastione quando era ancora con gli alberi che ci crescevano dentro, insomma, ecco, sì, dentro. A San Massimo era il deposito dei mezzi della nettezza urbana. E quindi figuriamoci insomma che situazione c'era e che nascondeva uno dei tratti che oggi sono più belli, più affascinanti. Pensate che comunque il Comitato Mura da solo, anche noi come loro, anche un po' prima, perché insieme abbiamo cominciato nel 1976 a dedicarsi, poi abbiamo interrotto, ci siamo rivisti, ci siamo lasciati. Nel 2008 abbiamo cominciato un programma sistematico di studio e catalogazione di tutte le realtà ipogee che esistono sotto le mura. E questa è una parte, diciamo, molto importante per la città. Gli amici del Piovego sono impegnati per far nascere un progetto di gestione sostenibile sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista ambientale, per la pulizia e lo sfalcio del verde sui canali di Padova. È un progetto pilota che ha una sua forte caratterizzazione di originalità, nasce su dei modelli di gestione del verde che vengono dai lavori fatti dall'Università di Padova. Il discorso è proprio quello di creare un circolo virtuoso per cui noi le facciamo vedere tutto quello che è visibile in sicurezza, anche mostrando le parti che non sono ancora sistemate, in maniera tale che questo generi consapevolezza e anche domanda di sistemare questi luoghi, di tenerli bene. È proprio un'operazione quasi di educazione civica, mi verrebbe a dire, nei confronti di chi partecipa. Infatti noi ci teniamo a dirlo che non le definiamo delle visite guidate, è proprio un modo di andare alla scoperta della città e di ragionare spesso insieme ai cittadini dicendo ecco, se qui questo marciapiede fosse fatto meglio, se qui non ci fosse magari questa macchina parcheggiata voi vedreste meglio una situazione, se non ci fosse un'edera o una siepe in un certo punto e fosse sostituita da un arredo urbano diverso, la percezione di alcune situazioni potrebbe cambiare. Un mondo che non riguarda solo la storia dell'architettura, riguarda la natura, l'ecologia. Sono zone dove è sicuramente sfruttabile il fatto che siamo all'aperto, il fatto che siamo anche in dei bellissimi posti, il fattore energetico e anche il fatto culturale. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché è veramente un arricchimento ulteriore. Quando faccio appunto yoga è come se entrasse un'altra entità in me e mi fa fare delle posizioni che non sono in quel momento pensate.
Quindi faccio molto trasportare dall'emozione che il luogo porta con sé. E questo penso che le persone tutte inconsapevolmente lo sentano. Utilizzare il movimento, che è una delle caratteristiche umane fondamentali per il benessere, sfruttando l'energia, perché di energia si parla, delle mura, consciamente o inconsciamente, secondo me sarebbe una cosa da fare tutti i giorni. E noi siamo anche le sentinelle, quindi alle volte ovviamente anche un po' i rompiscatole dell'amministrazione, degli uffici tecnici, ma è il nostro mestiere e se non lo facessimo, insomma, verremmo proprio a mancare dell'essenza di quello che facciamo. Il concetto di fondo che cerchiamo di far capire è che una struttura così complessa come il complesso Muracque ha bisogno di una gestione onerosissima ed ha un costo per la collettività enorme. Quindi, in qualche maniera, c'è la necessità, ma è anche doveroso, e quindi si possono coniugare le due cose, che questi luoghi tornino ad essere frequentati. Tra noi e il comune il rapporto è diventato sempre più stretto, sempre è stato molto buono, ecco, però negli ultimi anni siamo diventati proprio dei partner ufficiali del comune in quello che riguarda la collaborazione, alla progettazione, alle scelte da fare. Il mio sogno è che, cominciando dai dei piccoli approdi che sono l'elemento fondamentale, cioè l'elemento di collegamento tra la terra e l'acqua, e si possa non ricreare degli spazi d'acqua fruibili, finalmente. Deve esserci sempre di più una sinergia, diciamo, tra gli enti e poi anche tra la società civile, cioè i cittadini in vario modo, insomma, organizzati per riprendersi, riscoprire, rifare proprio il sistema bastionato, il sistema delle difese della città. Lavorare è bellissimo perché, uno, tu lavori cercando di fare le cose più nuove possibili e mentre lo fai respiri l'aria di chi ha vissuto nei 2 secoli e mezzo prima la stessa sensazione. Ovviamente nel tempo, diciamo, la frontiera era diversa, la frontiera si è spostata. Ho scoperto anche questo luogo incredibile delle mura, in cui non c'ero mai venuto e non c'ero mai stato, e quindi sarà una ulteriore meta da raggiungere ogni volta che verrà qualcuno a trovarmi a Padova. Restaurare le mura praticamente, ma anche farle di nuovo percepire la cittadinanza, e poi dopo la cittadinanza anche farle percepire fuori Padova come oggetto, diciamo, turistico e di valore, è un processo estremamente lungo, per cui deve essere una meta che la città si pone, ecco, in maniera più condivisa possibile. Le mura sono di tutti e non devono essere di nessuno. Siamo giunti al termine di questo breve ma intenso viaggio ed è giusto che mi presenti anch'io. Mi potete incontrare nel cortile del municipio a Palazzo Moroni. Sono io, la vecchia Padova. Lo scultore Giovan Battista Albanese mi raffigurò solennemente con il capo cinto da una corona turrita. Sì, proprio di quelle torri e mura che oggi sono un simbolo di pace quanto un tempo ci difesero dalla violenza della guerra. E proprio uno dei miei figli più illustri, Tito Livio, citando il generale Marco Porcio Catone, ci ha lasciato in eredità un insegnamento senza tempo, valido ancora oggi, in questi tempi tormentati, ad eterna memoria. La guerra nutre se stessa.
e le mura erano la prima il biglietto da visita, la prima cosa che si vedeva avvicinandosi alla città e l'ultimo ricordo che si aveva della città uscendo attraverso le porte. Quindi una struttura fortemente simbolica.